Volete mettere massa muscolare o volete perdere grasso? Oggi vi do una dieta che funziona al 100% garantito. Sigla! Se sei qui perché sai già la risposta, ma volevi sentire cosa avevo da dire, continua a guardare il video e poi fammi sapere la tua. Se sei qui perché credi che veramente esista una dieta, continua a guardare il video che ti do la risposta. Datemi 20.000 euro e vi dico qual è la dieta migliore. Ma ragazzi, ma io dico, ma davvero pensate che esista una dieta unica? È pieno di video dove con questo titolo o comunque simile. Ma davvero voi potete immaginare che esista una dieta dove il mio amico mi dà la dieta scaricata da o data da chissà chi, fatta anche chissà in che modo, me la prendo, me la guardo, la faccio io un mese, due, sperando di perdere un paio di settimane, e poi la do un altro e funziona. Ma se fosse così saremmo tutti dei Man Physique. La dieta perfetta non esiste. Premetto, l'avevo già detto anche in altri video, sono istruttore di arti marziali, ho sempre fatto sport, ho sempre fatto corsi che riguardano nutrizione, metodi di allenamento, sto studiando per personal trainer e vabbè, ovviamente sto facendo arti marziali e sto facendo palestra. Se ne sentono di tutti i colori. Se esistesse una dieta del genere, chi l'avesse inventata? Ma diventerebbe, ma non miliardario, ma di più. Se non c'è ancora su miliardi di persone che siamo, non ce n'è uno che è riuscito a inventarla, è perché non esiste. Perché la dieta va impostata a seconda della persona. Se io sono un ectomorfo puro e voglio diventare, peso 50 kg e voglio diventare 65, non è detto che se mi danno una dieta a base di carboidrati a me possa funzionare e a un altro deve funzionare perché ha funzionato su di me. No, a un altro magari devo caricarlo di proteine, devo caricarlo di grassi, perché magari a lui i carboidrati li brucia in calore corporeo, quindi viene tutto, viene a meno questa dieta. Quindi va personalizzata, non esiste una dieta particolare, però ci sono dei modi per capire come comportarsi e come indirizzarsi verso una giusta direzione. Vi do 4-5 punti da poter cominciare a capire come muoverci se vogliamo sia mettere massa muscolare che perdere grasso. Allora, cercherò di essere veloce. La prima cosa fondamentale sia per mettere massa che per perdere grasso è il bilancio energetico, ragazzi. È il bilancio energetico che si calcola con dei vari metodi, è sempre indicativo, però sempre meglio che niente. Quindi il bilancio energetico, se io voglio mettere massa, dovrò essere in ipercalorica. Se io devo perdere grasso, devo essere in ipocalorica. Non c'è altro. Questo è quello che gli studi scientifici ed è quello che la scienza dice. Se poi dall'altra parte del video, della fotocamera, c'è qualcuno che ne sa di più della scienza, non di me, perché io vi riporto gli studi, allora fate voi e buttiamo via tutti i libri universitari e ascoltiamo cosa dall'altra parte o anche in tanti video si sente dire. Io sono qua proprio per cercare di farvi capire. Quando andate a vedere questi video, visto che se sei entrato in questo video è perché la cosa ti interessa. Integratori. Allora, io vedo in palestra gente che si ammazza gli integratori appena entra in palestra e appena esce, pure durante. Ma il problema degli integratori, io sono anche distributore di integratori, ma non sono qua a rifilarvi integratori, perché funzionano sì e no. Nonostante io li distribuisco, ma funzionano quando? Quando c'è una dieta equilibrata, ok? Tutte ste cagate che vedete, Kilocal, Meritene, XLS, tutte queste, a parte che sono medicinali, e poi
Quello è purtroppo la strada che loro cercano di farvi prendere perché la media delle persone è svogliata. Quindi uno dice, vabbè, ma non c'ho, devo andare, devo perdere peso, beh, cosa stai facendo? Niente, prendo il kilocal sperando che perdo 20 kg. Ma stiamo scherzando, ma non funzionerà mai. Quelli evitano soltanto che nel flusso ematico vi si accumulano troppi zuccheri, ma è una minima parte proprio, cioè funzionano così queste cose, non è che vi fanno perdere peso. Quelli che vedete tutti con gli addominali squartati fanno vedere il del kilo, quelli si fanno un culo così in palestra. Se gli date il kilo, quello lo lancia fuori dalla finestra, dice, ma che cacchio è sta cagata qua, ma glielo do ai pesci, forse. Quindi scordiamoci queste cose, scordiamoci i risultati di queste cose. Quindi gli integratori, dicevo, funzionano, sì, però se il bilancio energetico è corretto, se io devo mettere massa e mangio 1000 calorie al giorno, se peso 70 kg, devo mettere massa e mangio 1500 calorie al giorno, ha voglia di prendere proteine e glutammina e creatina e arginina e spirulina, ha voglia di prendere queste cose, ma non servirà a niente. Integratori servono quando ho un bilancio energetico, un bilancio calorico adeguato e questi non fanno altro che portarmi al mio bilancio energetico dei miei macronutrienti giusti, calcolati, che ci sono dei calcoli da fare. Allora, in questo caso gli integratori servono perché se io devo cominciare a mangiare 4000 calorie, non ho il tempo fisico per mangiare con 4000 calorie, che sono veramente tante. E quindi con un bombolone di proteine, butto giù 30 grammi di proteine, che mangiandole col cibo solito devo mangiarmi 14 bistecche, e nelle 14 bistecche ci sono dentro grassi, conservanti, zuccheri, insomma c'è dentro un po' di tutto. Mi faccio il mio bombolone di proteine e ho raggiunto la mia quota proteica, sono a 30 grammi di proteine in 20 secondi. Quindi questo è il vantaggio. Ma se io sono a 1500 calorie e mi butto giù 30 grammi di proteine, non otterrò assolutamente niente. Difatti, dopo un po' smetto di prendere, smetto di andare in palestra perché mi aspetto chissà che grandi risultati. Quindi funziona soltanto per raggiungere la quota giornaliera, di qualsiasi cosa sia. Poi se sono vitamine, vabbè, però per quanto riguarda proteine, eccetera, eccetera, a questo serve un integratore. Quindi mi raccomando, quando vi propongono integratori, aprite bene gli occhietti, calcolatevi questa cosa, cioè tenete a mente questa cosa. Quindi, secondo punto. Terzo punto. Palestra o cardio? Io vedo la gente che si ammazza di cardio, a parte che sul tapis roulant io proprio non ce lo vedo, posso fare a correre. Ma se proprio voglio andare sul tapis roulant, gente che corre col tapis roulant, però ha le fascette di Dombopak qui, o le tutine, quelle per sudare di più, oppure che fa 10 minuti di cardio e poi va a pesarsi, vedendoci, oh sì, il cardio funziona, ho perso 2 etti in mezz'ora. Certo, vai nel cesso ti bevi una borraccia d'acqua e li hai rimessi tutti con gli interessi. Quindi non è che il grasso è che io mi metto la fascettina qua per sudare e me la tiro via tutto bagnato e dico, quanto grasso ho perso, ma ci rendiamo conto? Ma qui siamo a livelli di Vanna Marchi che con 20.000 euro ci toglie il malocchio, ma siamo a questo livello. Ma voi pensate che veramente il grasso si scioglie perché si scalda? Perché allora io metto qua sudo e mi... Ma non è il burro che metto in padella, che lo faccio scaldare così scioglio, butto via, ho perso 3 etti. Ma se no l'estate mi metto sulla sdraio e mi sveglio una pozza di grasso e ho perso 4-5 kg. Ma ci rendiamo conto di quello che vi propongono o di quello che vi dicono? Il cardio serve sì all'attività fisica, ma serve come... Voi avete mai visto un maratoneta grosso? No, perché comunque brucia massa muscolare dall'attività cardio intensa, cioè prolungata. Serve perché serve come attività cardiovascolare, quindi aiuta anche nella palestra perché con la resistenza tutto quello che volete, però non fa mettere massa muscolare, soprattutto non fa perdere peso perché per perdere peso con il cardio dovete correre per chilometri, 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 cosa che poi vi mangiate un Kinder Bueno e li avete già rimessi con interessi anche qua. Quindi mi raccomando, scegliete i sovraccarichi. Il sovraccarico può essere calisthenic, può essere pesi, può essere crossfit, può essere qualsiasi altra cosa che abbia comunque un sovraccarico, che può essere benissimo anche corpo libero. Quindi qualsiasi cosa, ma sovraccarico, perché si attivano dei sistemi energetici diversi dal cardio. La dieta, ragazzi, arriviamo al punto dieta. La dieta, in senso che mi dà il fogliettino del mio amico e mi dicono devo mangiare
150, 300 grammi di carboidrati e 100 di proteine. È relativo perché, come ho detto prima, è il bilancio energetico personale, perché a me, io posso essere insulino resistente, il mio amico no. E quindi la dieta va personalizzata, non mi può dare il foglietto al mio amico e farla, ma neanche mi ha detto di fare così, tu fai cosà? No, perché va personalizzata. Allora, o sappiamo in che direzione stiamo andando, oppure mi devo affidare a un professionista, a un nutrizionista, a un preparatore atletico, dipende poi che cosa volete fare. Ma dobbiamo imparare che non esiste aver fatto 25 anni, 30 anni di età che avete, non aver fatto mai niente nella vita, poi arrivare a giugno e dire: ah, beh, però c'ho un po' di pancetta, vorrei mettermi in forma per l'estate. Ma dove? Come rapporto avere 30 anni di nulla, di non aver fatto niente e 3 mesi di lavoro? Capite che il rapporto è troppo diverso. Quello che dovete imparare a fare è avere uno stile di vita corretto. Allora, se io ho uno stile di vita corretto, palestra, ok, vado a correre, comunque attività fisica, anche camminare soltanto, però attività fisica e un'alimentazione corretta è già un modo per indirizzarsi verso una soluzione a quello che state, a quello, al vostro obiettivo. In più incontrerete delle difficoltà e superare queste difficoltà vi dà anche forza di volontà, e questa forza di volontà poi si riproduce nell'attività lavorativa, magari di scuola, di tutti i giorni. Quindi il sedentario, tra virgolette, è scazzato, perché il sedentario non ha, tra virgolette, cioè, per modo di dire, non ha obiettivi, no? Il sedentario deve passare la giornata e quindi non funziona. Non funziona perché il corpo non pensa a dire: devo essere bello. Il corpo pensa in base allo stile di vita, cioè reagisce in base allo stile di vita che gli chiedete. Se smetto, ovviamente questa massa muscolare non mi serve, il corpo è intelligente, va a risparmio energetico e quindi questa massa muscolare pian piano la vado a perdere. Ecco perché finendo l'attività, chi poi non fa niente diventa un budino, perché non gli serve. Io sono tutto il giorno così, non mi serve avere massa muscolare, il corpo se ne accorge di che sto facendo questa vita e evita di consumare energie per mantenermi la massa muscolare. Ci sono poi delle app, ragazzi, sono delle app che inizialmente uno dice: beh, ma quante calorie devo mangiare? Tante, poche, boh, quante sono? Non lo so. Allora, ci sono tante app che io devo prendere una di queste, ne sono tante, c'è Yazio, c'è My Personal Trainer, c'è Fitatu, My Fitness Pal, no, l'ho già detta, Fat Secret, insomma, ce ne sono un po', guardate sullo store. E cosa fanno queste app? Io devo prendermi un mese di tempo e pesarmi tutto quello che mangio. Lo so che è una rottura di balle, però è quello che ho detto prima, è un obiettivo, è un ostacolo che devo cercare di superare. È la stessa cosa che ho detto prima. Quindi io mi peso tutto, ve lo segnate e vi fate un resoconto sia giornaliero che settimanale. E cercate già questo, vi dice: state mangiando troppi carboidrati, troppi grassi, troppe proteine per l'obiettivo che avete, oppure troppo poco, troppo poche proteine, troppo pochi grassi, in base sempre all'obiettivo che avete. Però già vi dà una guida, ok? Già vi fa capire dove sto andando, invece di farvi camminare a occhi chiusi, già vi fa capire in che direzione state andando. Poi se vedete che state andando a destra invece di andare tutta a sinistra, correggete, correggete e piano piano cercate di mettervi. Questo vi porterà nel tempo a capire qual è la strategia giusta. Quindi scordatevi il fogliettino di carta che vi dà l'amico o la cagata che vedete su YouTube, su internet, perché non esistono, sono prese in giro. Idem questi integratori che magici, perché questi sono nati, questi integratori qua sono nati per la gente pigra, perché pensano, illudono che con una pastiglia di XLS io perdo 10 kg. Ma dove? Ma quando mai? Ma perdo una pastiglia, se io faccio una settimana di XLS, ho perso una settimana, ma non ho perso neanche un grammo, ho perso una settimana di tempo e di soldi. Quindi, ragazzi, spero di avervi dato delle dritte e cercato di aver fatto capire qualcosina. Se poi avete delle domande, nei commenti, qualcosa che non vi è piaciuto, qualcosa che non vi è chiaro, scrivetemelo che cercherò di rispondervi, o se volete parlare di determinati argomenti, nel mio piccolo cercherò di darvi delle risposte che non sono dal punto di vista medico, però da mia esperienza e
e comunque qualche consiglio sicuramente ve lo posso dare. Quindi un saluto a tutti da Bulldozer, dai, alla prossima!